un altro luogo bello della memoria di Don Felice Canelli, dove vi sono oggetti a lui appartenuti, la sua scrivania, una lettera, il crocifisso, la sua talare, il suo cappello. Voglio raccontarvi due episodi che mi hanno detto di Don Felice. Molti di voi ricorderanno il professor Joseph Tusiani, il poeta delle tre lingue, inglese, latino e sammarchese. Lui era nato a San Marco in Lamis. E lui ha studiato presso i Salesiani, qui a San Severo. Un giorno, in una visita che gli ho fatto, in genere gliela facevo due volte l'anno, a Manhattan, a New York, negli Stati Uniti, dove lui abitava, lui mi chiedeva sempre notizie qui, della nostra Puglia, dell'Italia, parlavamo, e mi chiese di Don Felice Canelli. Io gli dissi che era iniziato il processo, l'inchiesta diocesana all'epoca, e lui mi disse di averlo conosciuto e che era, diciamo, che fu colpito da due cose: dal suo stare in mezzo ai giovani e dalla sua talare. Dice sempre la stessa talare, consunta, una talare povera, perché in pratica Don Canelli è stato un prete povero di cose, ma ricco di Dio, ricco d'amore. E l'altro episodio, sempre legato a questa povertà di Don Canelli, mi fu raccontato dal professor Nicola Narciso, ormai defunto, una persona a me molto cara, che era compare di Don Felice Canelli. Bene, lui mi raccontava che Don Felice la sera, dopo aver finito qui di lavorare, dalla mattina prestissimo fino a sera tardi, all'epoca le macchine erano poche, lui non ha mai avuto una macchina. Bene, mi diceva che si metteva lì, all'angolo della strada, con la talare, il cappello e un mantello, e aspettava qualcuno che, riconoscendolo, gli dava un passaggio a casa. C'erano poche macchine e delle volte lo prendevano in macchina, ma pure c'erano molte motorette e molte volte lui si metteva dietro la motoretta. Però la cosa che più mi ha fatto riflettere è che delle persone, sapendo che a un certo orario Don Felice aspettava lì sul piazzale della chiesa, venivano di proposito per vedere se c'era e lo prendevano per riportarlo a casa. Vedete come l'amore di questo popolo ha sempre accompagnato questo sacerdote. Noi ci vediamo domani, proprio per concludere questo itinerario qui nella chiesa, nella parrocchia e nei luoghi della memoria di Don Felice Canelli, oggi venerabile servo di Dio. Ciao!